Hello everybody, good morning! Dov'è la sedia? Dov'è la sedia? Ecco la sedia! Okay, this is a silly game. We did this before once. L'abbiamo già fatto sto gioco qua. Allora, aspettiamo piano piano che arrivino tutti. Let's wait a moment while before everybody finds their way here. And this is just for the people that are recording. Facciamo questo piccolo, iniziamo con questo piccolo gioco mentre aspettiamo che arrivino gli altri, e anche per, come dire, animare un po' questo momento all'inizio. Allora, il giochetto è così: pollice, indice, e facciamo che cambiamolo. Change, so thumb and finger, 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 thumb and finger. This is too difficult. Thumbs, fingers, thumbs, fingers, thumbs, fingers, pollici, indici, poi alternati, then alternated, so finger, thumb, zack, 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 zack. Questo era solo giusto così per passare il tempo, un momento prima che ci incontriamo, però tutte queste esercizi del cervello faranno molto bene. This is just something, just while we were waiting for the session to start, these are good things for the brain. Bene, iniziamo, so we'll start. Spero che stiamo tutti bene oggi. Abbiamo la nostra sedia, we got a beautiful chair here. La nostra sedia. Ok, prendiamo un momento solo per sentire un po' come stiamo. Let's take a moment just to feel how we are this morning. Chiudiamo gli occhi, close the eyes. How's our breath today? Permettiamo che il respiro sia lunga, crea un po' più spazio. Let's allow our breath to just take a bit more space and expand a little bit more. Bene, very good. Succedono un sacco di cose tra un incontro e l'altro. Tante emozioni si muovono, tante preoccupazioni, tanta roba. So lots of things happen between a session and another. A lot of emotions, a lot of worrying, a lot of anxiety, all sorts of stuff is going on. Però torniamo qui adesso. So we're just gonna come back here to our bodies, to feeling ourselves, to listening to ourselves. Torniamo noi stessi per ascoltarci, per stare qui. In questo momento, come dire, facciamo una finestra di tutta la roba che ci sta preoccupando. In questo momento facciamo uno spazio, un'oasi di assenza di preoccupazione quanto è possibile. So in this moment right now, let's just try and leave all our worries out. Just create some sort of like oasis while we're practicing this morning, just to have a bit of a respite, no? Una, così abbiamo una pausa di tutta questa roba qua, così. Bene, respiro profondo delle braccia, deep breath. Stiamo dritti, cioè la schiena va verso l'alto, our spine grows up towards the sky. It's a bit like like a snake charmer, no? These, and the snake grows upwards. È come un incantatore di serpente che soffia il suo flauto e il serpente si dirige verso l'alto.
possiamo immaginare così, no? C'è tante analogie. Vabbè, non andiamo troppo in dettaglio su questo, però dritti, aperti. Bene, allora oggi siamo pronti? Abbiamo lavati le nostre mani, sono puliti. Che ho visto in questi giorni che anche su me stesso, che ci arrivano queste notizie di non toccarci la faccia, di questa, quindi non tocchiamo più la nostra faccia. We washed our hands, we ready. I've seen it myself. We have there's a resistance now to touch our faces. We're worried. So if our hands are clean, se le nostre mani sono pulite, non c'è problema. Anzi, fa molto bene il massaggio del viso. Quando se mi viene un po' di sinusite dall'allergia della primavera, questi esercizi sono molto buoni per aprire i seni. So if I, for example, get some sinusitis from the spring allergies, then these sort of things can really open up the face. Allora, basta parlare. Ok, enough words. So, rub our hands together. Forse anche così. Massaggiamo prima le mani, bene. Ok. Allora, queste con l'indice, with the index fingers, going to massage in this spot here. Massaggiamo dentro questo punto qui, qua, così. Respiriamo tutto il tempo. Ok, poi così. Non spingiamo troppo forte, però vogliamo distendere un po'. Ok, we're not gonna push too hard. We're just spreading. Forehead, distendiamo la fronte. Questa è un grande serie di preoccupazioni della fronte, li accumula proprio quando carottiamo la fronte. Ok? So, our forehead is a great store warehouse of worries. You know, it's like we're all like frowning, you know? So we want to really relax this area, rilassiamo questa zona qua. Ok, ora here. Su e giù il naso, up and down the nose. E poi qua dentro, non troppo forte, not too hard, just in here. Vengo un po' più vicino e tracciamo tutta questa zona qua sopra i denti. Gonna follow this line above our teeth, so sort of pushing and moving at the same time. Spingiamo e muoviamo allo stesso tempo fino ad arrivare a la mascella qua. Until we arrive to this point in our jaw, open our mouths, apri la bocca, relax and it softens. Apriamo di nuovo la bocca, assaggiare, massage, and then gently relax. Respiriamo, scuotiamo le mani un secondo così. Queste sono cose molto toste, ancora. Another time, these are quite tough stuff, eh? So from here, zuck, zuck, zuck. Under here a little bit. Relax it, rilassarlo, così vanno un po' dentro. Zuck, zuck, zuck. Cioè, dove sentiamo che un po' fa questo effetto così, insistiamo un po'. Wherever we find points that are like a little bit intense, just insist there a little bit. Breathing, respiriamo.
Ok, adesso fino a... siamo andati oltre la mascella, quasi sotto questo punto qui. So we've gone beyond the jaw now, just behind, not too much. Ok, scuote le mani, secondo, profondo. Now, to the lower bit, gently, Facciamo la parte bassa, piano piano, zac, zac, un po' più, un po' sotto i denti, just a little bit lower than the teeth. E poi di nuovo qui la mascella. Ah, ecco lì. Un po' dentro e up. Respirare, breathe. Ok, piano piano. Accarezzate un po' la barba. So we're gonna stroke our beards. Il cuoio capelluto, so the whole of our scalp, the fingers like this, il dito così, e fino a giù tutto. Dietro le orecchie, behind the ears. Breathing, respirare. Ok. E tutti i capelli sono in aria adesso. So our hairs are like poof. Now, so that's anyway cool. Have the hands together. E le orecchie. Pull our ears a little bit. Tiriamo le orecchie, massaggiare le orecchie. Come ci sono tutti questi punti di riflessologia nei piedi, che stimola tutto il corpo, anche nelle orecchie, pieni di punti. So, like in reflexology, there are all these points that stimulate the whole body, also in the ears. Comunque è bello massaggiarsi le orecchie, no? It's a good, great feeling massaging your ears, no? Fingers in ears. Ok, una mano a coppa. Hand over the ear, just tapping. The other side, gently, piano. Ok, allora ora qua. We're gonna massage this whole area here, which is really tense, eh? Perhaps like this to start with. Ricordiamo di respirare, eh? Ok, dentro, così. Ah, yeah, there's definitely some knots in there. Ci sono dei nodi qua dentro, eh? Facciamo uscire queste belve, eh? Espirando a fondo, quando tocchiamo questi punti, li aiuta a sciogliere. When we breathe out properly, we find these points, it really helps, eh? So anyway. Shoulder, facciamo una spalla. È impegnativo anche per la mano, eh? It's hard work for the hand, eh? So in the shoulder. Okay, and then slowly coming down the arm. Qui c'è anche molte tensioni, eh? So all sorts of tensions in here. Ah. Sono le nostre, queste tensioni, mica. Ok.
They are our tensions, eh? They're not anybody else's. Sentiamo la differenza tra le due braccia un secondo, occhi chiusi. Feel the difference between the two arms we've worked on. Ci sono anche delle tecniche molto semplici dove concentriamo di più sul lato rilassato e, come dire, cerchiamo come sensazione di trasporlo anche sull'altro lato, che generalmente la nostra attenzione viene presa molto dove ci sono le tensioni, ma invece concentrandoci sulla parte rilassata, porta sull'altra. So there are all sorts of techniques. Comunque continuiamo a massaggiare qui l'altro lato. There are all sorts of techniques where if we concentrate on the relaxed side, we can sort of transmit it to the other side of the body. Because normally our attention is held with a tension generally. So anyway, massaggiare qua dentro. Sentite che roba, eh? This feel all these knots in here. E fa ridere, no? Una pratica yoga e comunque c'hai i nodi, eh? So it's funny, no? You practice yoga and you're still full of knots. E troviamo il punto, quello lì proprio tremenda, e affondiamo un po' di più le dita gradualmente. So find that really nasty spot there and very gently, very evenly sink your fingers into that place. Ok. Poi la facciamo anche dall'altra parte, alziamolo, proprio come dire, stacchiamo il muscolo. We're gonna do this on the other side as well afterwards. Just lift it up, that sort of pin, like a crab, come un granchio un po'. Quest'altro è sciolto. Ok, spalla, shoulder. È piovuto l'altro giorno qui. Erano settimane e settimane che non pioveva, la natura ringrazia moltissimo. Veramente era secco secco e si sente che approfitta della pioggia. So it hadn't rained here for weeks and it rained a couple of days ago, Tuesday. And the nature is really coming alive now because of the rain. Water is life, eh? La pioggia è veramente vita. Ok, giù, il braccio. Dove troviamo un punto tosto, insistiamo un po'. Where we find like knots, you know, where it sort of goes plop 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 plop. This. Relax the hand and everything, rilassiamo la mano. Ok, anche qua. Ok, le mani insieme, massage the hands together, so like really in there. This is a nasty spot in here, eh? Pull the fingers. Allora facciamo questo che non l'abbiamo fatto, tirarlo su qua. Ok, sentire il corpo già come meglio. Ora il petto. Allora, petto e ascella. Anche un po' delicati sul seno, delicati. Qua
qua dentro, qua. Non stringiamo troppo qui un po', ma non troppo, eh. So we're not pinching too much here, just a little bit. Ok. L'altro lato, the other side. Respiriamo tutto il tempo, breathing. Tensione al seno, delicati. Ora tutte le coste, the ribs on the side. L'altro lato. Pancia. Change direction, cambio direzione. Gambe. Legs. Facciamo un passaggio generale così. Cambio, another leg. Troviamo le parti che sono un po' più toste. Per me è qui. For me this is a tricky point. Like a horse, come un cavallo un po'. Tensione un po' sotto il ginocchio, eh. Watch out behind the knee, go easy there. Polpaccio, tremendo, eh. Calf muscle is often quite hard, like right in the middle. Proprio al centro del polpaccio è un punto tosto, eh. Respirare. Faccio un percorso un po'. Tic 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 tic. Gonna go slowly down, bit after a bit. Tac. Respirare sempre. Chi avrebbe mai pensato, no? Che pezzi che sono così indolenziti, il pezzo del corpo.
Who would have thought that parts of our body are so painful, no? And tight? Qui? Non sull'osso, sul muscolo qua. Ok. Tiriamo le dita dei piedi. Zac, 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 zac. Come fare la pasta, eh? As if we're making dough with our feet, really squeegeeing it all about. Qui ci sono spesso dei punti un po' tosti. Some tension points here. Good, very good. L'altra gamba, the other leg. Certi punti fanno cantare, eh? There are some points where it's just good to sing with it. Ah. Ok. Polpaccio, calf muscle. Può essere che un lato, che i lati sono diversi tra di loro, è normale. Could quite be that one side of the body is completely different to the other. L'idea nello yoga è di portarli un po' in equilibrio. And the idea in yoga would be to balance out the two sides. Da qui, dal centro del polpaccio andiamo un po' più giù. From the center of the calf, we're gonna slowly go down, sinking into it, not too much, and gradually. Magari espiriamo mentre spingiamo. Ok, qua. The other side here. Piedi. Toes first. Zuck, 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 zuck. Cerchiamo i punti dolenti. Onda. Poi facciamo tutti e due le natiche insieme con le dita così. Qui è pieno di punti che fanno male, eh? Il muscolo più grande del corpo. So we're gonna go on our glutes now. They're really
full of tension spots in here. No, facciamo uno alla volta adesso perché è troppo. Do one at a time. Mettiamo il peso da una parte. Anche si può anche fare questo lavoro con una pallina da tennis, stendendosi per terra con una pallina da tennis sotto è molto efficace. Scegliamo un punto. Let's find a spot with a tennis ball. This is also really good with tennis balls, this kind of work. Ok, the other side. Spostiamo il peso, shift the weight and then just sort of. Troviamo i punti dolenti. Respiriamo. E chi avrebbe mai pensato che faccio un video in diretta di queste cose qua? Queste sono le cose intime, insomma. So who would have ever thought that I would have done these things on a live video, you know? It's like, this is intimate stuff, you know? I'm massaging my parts here. Anyway, apriamoci. Profondo con le braccia. Manca un po' la schiena. Allora, so we're missing the back a little bit now. So, non sull'osso, non qua al centro, ai lati. The sides of the spine, there are these thick chains of muscles on the side of the spine. Queste catene spesse di muscoli qua, e andiamo un po' a massaggiare come possiamo. We're gonna massage them just how we can with bits of our fingers, knuckles, tips of the hands together close like this so they're stronger. Con le mani sono più forti così. E andiamo su e giù. Dove arriviamo? Anche con i pollici troviamo dei punti. Piano piano su tutta la schiena, raise gently from the middle of the back down. Il resto della schiena è difficile a toccarlo, ci vuole la pallina da tennis un po'. The center of the back is a bit difficult, we need like a tennis ball to move it really. Deep breath, profonda con le braccia. Piedi ben piantati in terra. Feet very stable in the ground. Spine up in the air. Chiudiamo gli occhi e sentiamo i benefici un momento. So our feet firmly on the ground, our spine directed towards the sky. Feeling the benefits of this practice. Rilassiamo le spalle, permettiamo alle spalle di rilassarsi, mascella morbida, jaw is soft, softening, forehead is opening, la nostra fronte si sta aprendo, distendendo, tutto il corpo si sta, come dire, sta squagliando, whole body is melting, il respiro si trova più spazio.
piano tornare, very slowly come back, open your eyes. Sono lavori forti questi, possono anche smuovere molte cose. These are powerful practices, they can move all sorts of different emotions. Quindi allora alziamo in piedi un secondo, scuotere un po' tutto il corpo, we're gonna shake the whole body a little bit. Shake the hand. Shake, scuotere. Camminiamo un po' attorno alla sedia, let's walk a little bit around the chair. Un po' di calci, gonna do some kicks. Gently. Altra gamba, dei calcetti. Scaricare le emozioni, per discharging the emotions. Facciamo giusto un paio di allungamenti. We're just going to do just a couple of relaxation, like lengthening postures. Specialmente queste che non siamo riusciti a direttamente massaggiare la schiena in mezzo, especially this one where we weren't able to stretch the middle of our backs. Torniamo seduti, torniamo a sit down again. Questo, respirare tutto. Facciamo giusto 6 respirazioni giù. Just gonna do 6 deep breaths with the heads really relaxed down. Lasciamo completamente la testa penzolone, completely relax the head, having it sort of suspended in the air. Piano, 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 su, piano, su. Poi slowly come back up again. Piano, piano. I didn't say hello to my friend here. Non vi ho presentato il mio amico qui. Questo qui è sapete che albero è questo? Do you know what tree shrub this is? It's a pomegranate, è un melograno. A breve faranno i fiori, soon the flowers will be coming. L'abbiamo piantato 3 anni fa e ha fatto un melograno fino adesso. Forse quest'anno è quello buono. So we planted it 3 years ago and it's had one pomegranate since then, but I'm feeling that perhaps this year might be pomegranate year. Vabbè, comunque. Di respirazioni, let's do a few breathing, let's do the lion. Breathe in deeply and again.
A-U-M, A-U-M. Minuto, 1 to 1 minute, feeling the effects of the whole practice. Gli occhi, open the eyes, feel the body. Bene, allora grazie per essere venuti, partecipare, per la fiducia. Thanks for coming along, for practicing, for the trust. Questa è una pratica che possiamo fare alcuni giorni di fila, sentiamo il beneficio. Fatemi sapere, let me know how this practice was today, the self-massage. Have an amazing day. Passate una giornata meravigliosa, piena di scoperte, di che ci stupiamo, stupiremo, che ci meraviglieremo, cioè oggi ci meraviglieremo di noi stessi, ecco. We're gonna wonder ourselves today. So, have a great day. Mercoledì prossimo facciamo un incontro dei giochi online e deve essere di persona, però la facciamo mercoledì dalle 18 alle 19 e mezza. Fatemi sapere se siete interessati. Sto trovando più giochi. I was just explaining we're gonna have like a playful evening next Wednesday, and this is will just be in Italian, but perhaps we'll do also an English one later on. So if you're interested in just some fun games we can do together online with Jitsi, which is like almost like a Zoom, then let me know. Okay, buona giornata, grazie, goodbye, thank you very much.